Nel VII secolo d.C. la rabbia visse una serie di cambiamenti che mutarono il corso della storia, e questo fu grazie a Maometto, profeta tramite il quale nacque un nuovo e importante credo universale, l'Islam. Prima dell'avvento della nuova religione, la penisola arabica era abitata da diverse tribù e gran parte del territorio era desertico. Le tribù erano politeiste e veneravano molti dei, e le grandi oasi erano i luoghi nei quali le persone abitavano, e in più vi erano i cosiddetti beduini, che invece facevano una vita nomade. La difficile vita ai margini del deserto era proibitiva e i beduini spesso razziavano le carovane che si spostavano lungo la penisola araba. Pertanto i sedentari nelle oasi e i nomadi del deserto erano spesso in conflitto fra loro, anche perché le ricche carovane di mercanti in viaggio attiravano i beduini. Le carovane passavano certamente nei grandi centri come la Mecca e Yathrib. I mercanti si arricchirono sempre di più col passare del tempo e divennero una vera e propria potenza. Già all'epoca alla Mecca, molti pellegrini si recavano alla Kaaba per venerare una pietra nera custodita al suo interno. La Kaaba era una struttura cubica ed era sorvegliata da una potente tribù, i Quraysh, e prima dell'avvento dell'Islam, le religioni delle popolazioni arabe, come detto, erano politeiste. Tuttavia, erano presenti anche comunità ebraiche e cristiane, dati gli intensi scambi commerciali anche con l'area mediterranea. Fu in questo contesto storico che Maometto ebbe nel 610 una crisi religiosa, dopo aver sposato una ricca vedova di nome Khadija. Infatti, egli si ritirò sul monte Hira. Maometto ebbe delle visioni, nelle quali l'arcangelo Gabriele gli riferì i comandamenti dell'unico Dio Allah, ed egli era per il mondo il nuovo profeta. Ma la dottrina e la fede di Maometto non erano ben viste dai politeisti Quraysh, e per tali motivi, nel 622, egli fu costretto a fuggire dalla città nella quale viveva, la Mecca, per recarsi a Yathrib, che da allora divenne Medina, che significa città del profeta. Nel 630 Maometto tornò alla Mecca con i suoi seguaci fedeli e riuscì a conquistarla. L'emigrazione di Maometto a Medina è ricordata con il termine egira, che in arabo significa proprio emigrazione. Quali sono i cinque pilastri dell'Islam? I cinque pilastri sono i seguenti: 2.1. Affermare l'unicità di Dio, che si compie ripetendo la Shahada. Non vi è altro Dio all'infuori di Dio e Maometto è il profeta di Dio. 2. Digiunare il mese del Ramadan. 3. Recarsi almeno una volta nella vita alla Mecca in pellegrinaggio. 4. Pregare 5 volte al giorno. 5. L'elemosina da fare almeno una volta all'anno per i poveri. Tra i grandi profeti dell'Islam, pertanto, troviamo Abramo, Mosè e Gesù, che Maometto considerava il più grande dei profeti, e Maometto era il nuovo profeta, che riuscì a riunire le tribù arabe in un solo credo, che si sarebbe dovuto difendere e imporre anche con le armi, e gli arabi riuscirono a conquistare in nome della fede ampi territori su ben 3 continenti. Gli arabi esportarono anche il loro sapere. Furono dai tempi più lontani abili traduttori, matematici, astronomi e grandi medici, come ad esempio Avicenna, che fu fra le varie cose medico, astronomo e matematico. Il libro sacro della religione islamica è il Corano e la parola Islam significa sottomissione. Le carovane trovavano ristoro nei centri abitati costruiti nelle grandi oasi. Il luogo di culto principale si chiama moschea. Nei luoghi di culto non vengono rappresentate immagini di personaggi sacri. I minareti sono delle costruzioni alte delle moschee, dalle quali il religioso, detto muezzin, invita i fedeli alla preghiera intonando un canto.
Dopo la morte di Maometto nel 632, il successore fu Abu Bakr e dal 634, grazie al califfo successivo, Omar, gli arabi conquistarono vasti territori. I successori di Maometto si chiamavano califfi e in poco più di un secolo la civiltà araba raggiunse la valle dell'Indo e la Spagna, spinta dall'ideale della jihad, che significa guerra santa, e da una fede religiosa ben radicata, che contribuì alla diffusione dell'Islam nei territori conquistati. I beduini ebbero certamente un ruolo determinante nelle conquiste e certamente gli arabi approfittarono anche delle debolezze interne di diversi potentati limitrofi. Per anni, infatti, l'impero sasanide e l'impero romano d'Oriente si erano battuti fino allo sfinimento, e questo aveva contribuito pesantemente a far indebolire entrambe le potenze dell'epoca, e in questo vuoto di forze gli arabi colsero l'occasione giusta per espandere i loro domini. Così gli arabi conquistarono completamente tutti i territori dell'impero sasanide o persiano, mentre l'impero romano riuscì a resistere alla forza inarrestabile dell'esercito arabo. Va detto che il mondo arabo, dopo la morte di Maometto, ebbe difficoltà a mantenere un dominio unitario. Vedremo che addirittura ad un certo punto avremo due califfati distinti, uno a occidente e l'altro ad oriente. I romani d'oriente faticarono a contenere l'impeto arabo e, anche se riuscirono a resistere all'impeto arabo, persero diversi territori. Nel 636, infatti, i romani persero la decisiva battaglia del fiume Yarmouk, che ebbe come effetto la conquista araba della Siria e della Palestina, con la conseguente perdita di importanti città come Antiochia e Gerusalemme. Gerusalemme è importante per gli arabi, in quanto attraverso una scala di luce Maometto poté salire al cielo. Pertanto possiamo dire che Gerusalemme è una città sacra per le tre grandi religioni monoteiste, ebraismo, islam e cristianesimo. Qui, in seguito, gli arabi, come possiamo vedere nell'illustrazione, fecero costruire due moschee importanti, anche dal punto di vista artistico. Gli arabi conquistarono l'Egitto, dove ricevettero una buona accoglienza, in quanto ebrei e cristiani del posto erano rispettati, questo perché le tre grandi religioni monoteiste avevano una radice comune. Inoltre, ebraismo, cristianesimo e islam sono dette le religioni del libro, in quanto hanno una base in comune che si fonda su rivelazioni scritte. Gli arabi furono tolleranti nei confronti delle persone che professavano religioni diverse, ma veniva chiesto loro il pagamento di una tassa. I non musulmani, sudditi dei paesi arabi, erano detti dhimmi. Nel 661 il mondo arabo fu scosso da una frattura a causa dell'assassinio del califfo Ali, cugino e genero di Maometto, che era subentrato ad un altro califfo, Othman. A sua volta, Othman fece mettere per iscritto in un unico libro per primo il Corano. E quindi per iscritto e in un unico libro, perché il Corano prima di Othman era tramandato su documentazioni scritte, ma sparse. Con Othman, invece, il Corano venne iscritto in un unico libro. L'assassinio del califfo Ali mise in moto tutta una serie di conseguenze e di suddivisioni all'interno del mondo arabo. Quali furono le conseguenze a medio-lungo termine dell'assassinio di Ali? 1. La formazione di due coalizioni rivali, sciiti, seguaci di Ali, e sunniti, fedeli al nuovo califfo Muawiyah della dinastia Omayyade. Trasferimento della capitale da Medina a Damasco. Gli arabi superarono anche i Pirenei per mettere in atto incursioni nel territorio dei Franchi, odierna Francia, ed eventualmente per espandere ulteriormente i loro domini, e qui incontrarono una potente popolazione, i Franchi, e lo scontro fu inevitabile. Vi fu anche un tentativo non andato a buon fine di conquistare Costantinopoli da parte degli arabi.
Nel 732 Carlo Martello, discendente di Pipino di Heristal, sconfisse gli arabi a Poitiers nella battaglia decisiva che frenò l'espansione degli arabi a occidente. Fu una delle battaglie più importanti della storia e in un certo senso cambiò la storia, perché frenò l'espansione degli arabi a occidente. Nel 750 vi fu la frattura definitiva del mondo arabo, in quanto gli Abbasidi rovesciarono la dinastia Omayyade al potere e trasferirono la capitale da Damasco a Baghdad. Gli Abbasidi uccisero gli Omayyadi, tranne Abd al-Rahman, che riuscì a fuggire in Nord Africa e poi in Spagna. Con la fuga e l'affermazione di Abd al-Rahman, venne a crearsi un emirato del tutto indipendente, l'emirato di Cordova, che diventerà in seguito anche un califfato. Quindi nel X secolo diventerà anche un califfato, e nel frattempo il califfato abbaside aveva trasferito, dopo il colpo di mano, dopo aver rovesciato gli Omayyadi, la capitale del califfato da Damasco a Baghdad, che sarà quindi la capitale della dinastia abbaside. Pertanto Abd al-Rahman conquistò Cordova nel 756, che divenne così un'entità indipendente. Abd al-Rahman dette così inizio in Spagna all'emirato Omayyade, che in seguito divenne il califfato di Cordova, e fu un periodo di sviluppo raffinato e tollerante. Non meno importante fu il califfato abbaside di Baghdad, il quale ebbe rapporti diplomatici con Carlo Magno durante il regno di Harun al-Rashid, che coincide con il massimo splendore del califfato di Baghdad e il quale ispirò la celeberrima raccolta di racconti arabi Le Mille e Una Notte, che ha certamente lasciato un'impronta significativa nell'immaginario collettivo dell'Oriente. Gli arabi furono da sempre abili mercanti grazie alle loro carovane efficienti e funzionali. L'espansione araba contribuì alla diffusione della scienza e dei numeri moderni, detti arabi, nati dalla civiltà indiana. Gli arabi all'epoca, come i romani prima, furono abili costruttori di strade lastricate. Essi costruirono moderni bagni pubblici, dotati di acqua calda e fredda. Importanti città dei nuovi territori furono Cordova, Baghdad e Gerusalemme. Ciao ragazzi, chiudiamo questa serie di Flipped dedicate alla civiltà araba, e la parte finale di questa serie di Flipped dedicata alla civiltà araba non può che essere gli arabi in Italia. La Spagna non fu l'unico territorio dell'Occidente europeo ad essere conquistato. Infatti anche la Sicilia, nell'odierna Italia, venne conquistata e i saraceni compirono diverse incursioni sulle coste italiane. E tant'è vero che nacque l'esigenza di proteggere le coste, di creare dei punti d'osservazione. Infatti durante il Medioevo in Italia vennero costruiti diversi castelli e torri costiere di avvistamento, appunto, con lo scopo di avvistare navi saracene che eseguivano incursioni e razzie sulle coste o nell'immediato entroterra. Queste torri costiere, proprio per la funzione di avvistamento che assolvevano, erano anche dette torri saracene. Dalle coste dell'Africa settentrionale gli arabi giunsero in Sicilia la prima volta nell'827 a Mazara. All'epoca della conquista araba, la Sicilia era un possedimento dell'Impero Romano d'Oriente. In seguito, un'armata composta da 10.000 uomini mosse alla conquista di Palermo, che cadde nell'831. Poi fu la volta di Messina, che venne conquistata dagli arabi nell'842. Quindi fu una conquista graduale che iniziò nei pressi di Trapani e terminò, vedremo, a Siracusa. L'ultima roccaforte a cadere fu Siracusa, che venne conquistata dagli arabi nell'878 dopo un lungo assedio. Palermo divenne la capitale del nuovo dominio arabo
ed essa venne abbellita da bellissimi palazzi, bagni pubblici ed altre bellezze peculiari dello splendore della civiltà araba. E quindi la Sicilia araba divenne un emirato, quindi un nuovo possedimento della civiltà araba. Quindi c'era un emiro in carica che governava la città e il territorio dell'isola della Sicilia. Nel frattempo i Saraceni conquistarono anche nuovi territori e città, anche se per poco tempo, come ad esempio Taranto, che divenne un emirato dall'840 all'880, e Bari dall'847 all'871, e vi furono diverse incursioni, come ad esempio quelle degli arabi in Sardegna, che tuttavia non venne mai occupata stabilmente. Il dominio arabo in Sicilia durò 2 secoli, poi giunsero i Normanni, che intrapresero una campagna di conquista nell'isola a spese proprio degli arabi. I Normanni sbarcarono a Messina nel 1061 e si diressero al centro dell'isola senza incontrare alcuna resistenza. Ricordiamoci che i Normanni in precedenza avevano conquistato il sud Italia, quindi marciarono poi verso il sud della Sicilia. Quindi tutti avvenimenti successivi alla battaglia di Civitate, quella contro il Papa poi diventa alleato dei Normanni, e successivamente ovviamente anche il Papa aveva tutto l'interesse affinché la Sicilia tornasse un dominio e un possedimento cristiano. Roberto e Ruggero d'Altavilla, che erano 2 fratelli e i 2 condottieri che misero in atto la campagna di conquista della Sicilia, assediarono in seguito Palermo, che fu conquistata nel 1072. Nel 1086 cadde Siracusa, un'altra volta ultima roccaforte, questa volta degli arabi. Fu appunto l'ultima roccaforte della resistenza araba, e qui assistiamo al momento nel quale il generale arabo Benavert consegna le chiavi di Siracusa a Ruggero d'Altavilla. Con la caduta di Siracusa, la conquista normanna della Sicilia poté dirsi praticamente completa, ma l'influenza araba sulla Sicilia normanna fu notevole anche dal punto di vista artistico, e grazie a questa fusione di culture, ancora oggi possiamo ammirare l'arte arabo-normanna, una delle massime espressioni artistiche dell'umanità. Quindi se andate in Sicilia e a Palermo, vedrete proprio questo perfetto connubio, questa fusione di culture, che è proprio la sintesi dell'arte arabo-normanna.